La storia della Sacra Tunica è avvolta nel mistero dalle origini fino al Medioevo. La tradizione afferma che la reliquia è stata affidata da Sant'Elena, madre dell'imperatore Costantino il Grande, al vescovo di Treviri, Sant'Agrizio, nel secolo IV. Nel secolo IX il monaco Altmann von Outvillers scrisse una biografia di Flavia Iulia Elena, nella quale, oltre ad attribuirgli Treviri come luogo di nascita, menziona la donazione di diverse reliquie importanti a questa chiesa, senza però specificare quali. La devozione di Sant'Elena per le reliquie, specialmente quelle legate alla passione di Nostro Signore Gesù Cristo, era già nota nel secolo IV, come attestano diversi documenti contemporanei. Non vi è però nessuna menzione della Sacra Tunica. La tunica di Cristo comparve per la prima volta nella Gesta Treverorum, una cronaca dell'impero tedesco scritta dai monaci dell'abbazia di Santa Mattia a partire dal secolo XII. Dal punto di vista documentario, la storia della Sacra Tunica inizia con una data precisa, 1 maggio 1196. Quel giorno l'arcivescovo Johann I consacrò l'altare maggiore del coro, parte degli imponenti lavori di ristrutturazione del Duomo di Treviri. Il documento menziona che egli racchiuse la reliquia della Sacra Tunica in questo altare. La naturalità con la quale il documento registra il fatto della traslazione della reliquia fa supporre che questa fosse già nel Duomo da tempi immemorabili. A partire da questo punto, la storia della Sacra Tunica è perfettamente documentata. Nel 1512 l'imperatore Massimiliano I d'Asburgo venne a Treviri in occasione della riunione del Reichstag e chiese di venerare la Sacra Tunica. L'arcivescovo Richard von Grifenklau fece aprire l'altare alla presenza non solo dell'imperatore, ma anche dei numerosi principi e prelati recatisi alla città per l'assise parlamentare. Fu celebrata una santa messa in memoria della defunta consorte di Massimiliano I. Due xilografie di Albrecht Dürer ricordano questo fatto. La notizia si diffuse per tutto il paese e a furor di popolo ebbero inizio le solenni ostensioni della reliquia. È famosa quella del 1517 con grande partecipazione di pellegrini. Dal 1524 al 1545 le ostensioni si sono succedute al ritmo di una ogni 7 anni, questo senza contare numerosi pellegrinaggi individuali di importanti personaggi, sia ecclesiastici che civili. La pseudo-riforma protestante, con la sua sequela di guerre e disordini, mise fine a questa prima fase di devozione. La reliquia stessa dovette essere custodita prima nella fortezza di Ehrenbreitstein a Coblenza e poi a Colonia, per sottrarla alla furia iconoclastica dei riformatori. Dobbiamo aspettare il 1655 perché possano riprendere i pellegrinaggi. Il vescovo Johann Philipp von Walderdorf fece esporre la reliquia nel maggio 1765. Nel 1802 Clemens Wenceslao di Sassonia, ultimo principe elettore di Treviri, portò la reliquia ad Aquisgrania. Nel 1810, col vescovo Charles Manet, la reliquia fu definitivamente riportata a Treviri. L'arrivo della Sacra Tunica causò grande sensazione. Quasi 230.000 pellegrini venerarono la reliquia, esposta in modo solenne dal 9 al 27 settembre. Il successivo pellegrinaggio importante ebbe luogo nel 1844 con la partecipazione di circa 500.000 di pellegrini. Dopodiché la reliquia fu di nuovo racchiusa nell'altare. L'altare fu riaperto dal 20 settembre al 4 ottobre 1891. Erano tempi politicamente turbolenti. Le ferite della Kulturkampf bismarckiana erano ancora aperte. Il pellegrinaggio fu dunque vissuto come un momento di rinnovamento religioso e sociale della Chiesa. Più di 1 milione di cattolici,
chiaramente desiderosi di riappropriarsi degli spazi finora sottrattigli, accorsero da tutta la Germania, oramai collegata da un'eccellente rete ferroviaria che facilitava lo spostamento delle persone. Il successivo pellegrinaggio si svolse dal 23 luglio al 10 settembre 1933 sotto il vescovo Franz Rudolf Bornwasser. Anche qui il momento politico era delicato, vista la recente ascesa al potere del partito nazista. La propaganda nazista cercò infatti di denigrare il pellegrinaggio come mera manovra politica della Chiesa, dimenticando che esso era stato indetto molto prima delle elezioni politiche. L'immenso numero di pellegrini, 2 milioni, mostrò comunque quanto i cattolici fossero davvero preoccupati per i possibili sviluppi del governo nazionalsocialista. Dopo l'interludio della guerra, durante la quale la reliquia fu custodita in diversi luoghi sicuri, nel 1959 fu indetto un solenne ostensione che vide la partecipazione di 1.800.000 pellegrini. L'ultima grande ostensione prima di questa straordinaria del 2012 si è tenuta nel 1996 col vescovo Hermann Josef Spital. Per motivi di conservazione, la sacra tunica non fu però esposta verticalmente, come era finora avvenuto, bensì appoggiata orizzontalmente all'interno di un'urna di vetro climatizzata. Col titolo La magia della salvezza, il pellegrinaggio ha attirato più di 1 milione di persone.